Sì? Sì, pronto? Signor Eugenio? No, io sono Andrea. Cosa? Io sono Andrea. Andrea, io non so chi ha fatto la richiesta per quanto riguarda gli investimenti con Amazon. Ah, sì, ricordo, ho ricevuto una chiamata. Sì. Si Allora, posso, signor si può, Andrea, le volevo... si potrebbe farlo adesso che sono in pausa pranzo? Sì, può fare adesso, signor Andrea. Quindi io parlo col signor Andrea, il cognome, mi scusi? Andrea Ferrari. Verrà. Ok, posso darle del tuo, signor Andrea? Sì, d'accordo. Molto gentile. Allora, Andrea, io volevo capire un pochino se è la prima volta che ti avvicini a questa attività. E quale attività? Quanto riguarda gli investimenti con Amazon. Beh, Amazon lo utilizziamo anche in azienda per comprare forniture e così via. Ok, allora lei che cosa ha ricevuto? Una chiamata, un messaggio, Andrea? Era una telefonata che permetteva di fare investimenti con non solo Amazon, ma anche tipo cripto come Bitcoin e così via. Sì, su altri prodotti finanziari, Andrea. Allora, tizio, quindi tu non hai mai fatto nulla, questa è la prima volta che tu ti No, avvicini a ho questa attività, fatto giusto? altri investimenti tramite la banca che così via. Ok. Ok, tramite la banca. Ok, ma venivi seguito oppure operavi da solo, Andrea? No, c'era un consulente che... Ti seguiva. Sì, esatto. E voi che banca siete? Allora, io ti sto chiamando dalla Trading Academy, ok? In questo momento ovviamente Andrea stiamo sponsorizzando società regolamentate dove ovviamente il cliente può andare a lavorare in modo sicuro e protetto, ok? Perché ovviamente io penso che tu hai sentito parlare della Consob e della Cytex, Andrea. La No. Consob, sì, beh, si sente parlare qualche volta della Consob. Ma lei la ba ma sì, Benissimo, benissimo. voi come banca chi siete? GivTrade, io la sto chiamando da parte di GivTrade, ovviamente è un broker regolamentato dove ovviamente il cliente può andare a speculare sulle azioni di Amazon in modo sicuro e protetto, Andrea. Ok? Ovviamente nel momento in cui andrai ad attivare il tuo account personale, tu avrai la possibilità di essere seguito da un trainer, okay? Quindi da un consulente, dove ti chiamerà in qualsiasi momento quando tu sei disponibile durante l'arco della giornata oppure della settimana. Ok? Quindi deciderai tu quanto tempo gli devi dedicare a questa attività. Ma Va bene, Andrea? siccome il messaggio che avete inviato parlava di anche poter investire Sì, anche su altri prodotti finanziari, la possibilità di investire anche su altri prodotti finanziari, Andrea, e che si può possono essere, investire non con voi su so. Bitcoin? Cosa, Andrea? E con voi si può investire su Bitcoin? Sì, hai la possibilità di investire sui 250 prodotti finanziari che possono essere le criptovalute, quindi parliamo del Bitcoin, che possono essere azioni, Eh beh, indici, sì, forex, ho materie capito, prime. capito. Siccome ne parlavano in televisione qualche settimana fa, si sì, potrebbe fare l'investimento dello staking di Bitcoin? Sì, questo lo puoi fare, Andrea. E cosa possiamo farlo allora? Cosa avete bisogno per Sì, farlo? allora, ok, adesso ti aiuto io con l'attivazione del tuo account personale. Allora, tu avevi pensato una cifra con la quale volevi attivare il tuo account, Andrea? Potrei partire con 5.000 euro. Ok, allora, se apri una pagina di Google, ti faccio lo spelling del sito, Andrea. Sì, ma aspetta, un secondo, ma con lo staking di Bitcoin cosa si potrebbe guadagnare? Cosa, Andrea? Io ho visto questo servizio in televisione che parlavano dello staking di Bitcoin. Cosa si potrebbe guadagnare se si sceglie questa forma di investimento? Ok, ovviamente dipende dal capitale con la quale tu veda alimentato il tuo account Fa il personale, quello sì. calcolo di 5.000 euro. Ok,
Ovviamente nel momento in cui andrai a attivare il tuo account, Andrea, su questo ovviamente sarai seguito dal tuo consulente personale, ok? Quindi prima di iniziare a fare questo investimento, lui ti farà un pochino un programma, ok? Non si può parlare adesso con il consulente finanziario che mi seguirà? Vuoi parlare con un consulente finanziario? Va bene, dammi un secondo, vediamo se è libero, va bene? Sì, va bene, d'accordo. Pronto? C'è qualcuno? Pronto? Pronto? Sì? Salve, sono Daniele Sarri. Ah, salve. Lei è il consulente finanziario? Esattamente, mi ha fatto una chiamata la dottoressa Luana. Prego, mi dica pure, faccio qualsiasi domanda. Sì, ho ricevuto la vostra telefonata qualche giorno fa che c'era la possibilità di investire su azioni della tecnologia e anche cripto. Si potrebbe fare con il Bitcoin lo staking? Allora, Bitcoin lo possiamo fare molto tranquillamente, fa parte dei nostri prodotti, l'unica cosa è che è il leva. Bitcoin leva. Quindi lavoriamo praticamente su prodotti che sono CFD, Contract for Difference, ovvero noi andiamo a speculare più che altro sul valore del prodotto. Non andiamo a prendere fisicamente il Bitcoin. Ma non ho capito, cioè, se io investo in questi bitcoin di 5.000 euro, che cos'è che cosa mi verrebbe dato? Allora, praticamente consideri questo, lei sul bitcoin andrebbe a lavorare praticamente in leva a 5, ok? Lavorando su una leva a 5 deve fare 5.000 diviso 5, quindi praticamente le verrebbe fuori un importo che è di 100 bitcoin, può acquistare, ok? Ovviamente però è abbastanza rischioso andando a mettere tutto il capitale a mercato. 100 bitcoin? Lavorando in leva. Ho capito, ma se io voglio investire 5.000 euro per fare questa cosa dello staking di Bitcoin, come si potrebbe fare? Allora, per fare lo staking lei deve aprirsi praticamente un conto con, per esempio, le faccio un esempio, Binance oppure su Coinbase, queste piattaforme. Okay. E non si può fare questa operazione con voi? Con noi non la possiamo fare in staking, la possiamo fare in leva finanziaria. Ho capito, ma perché dovrei fare la leva finanziaria se non ho bisogno della leva finanziaria? Quello dipende da lei, lavorando praticamente in leva finanziaria ha la possibilità di andare ad acquistare più prodotto. Ok, cioè quello che allora se fosse così conveniente, perché non lo fanno tutti allora? Bisogna saperci lavorare sopra, perché ovviamente il capitale, le faccio un esempio pratico, ok? Allora prendiamo il valore del Bitcoin attuale, ok? Sì. Allora, in questo momento praticamente il Bitcoin vale 26.549 euro, ok? Sì. Punto 36. Perfetto. Io ho a disposizione del mio capitale 5.000 euro, ok? Le faccio un esempio sulla sua cifra.
Allora, ovviamente se lei dice ok, io voglio andare ad acquistare il Bitcoin, ok, un Bitcoin per acquistarlo mi servirebbe 26.549 euro. Sì. Posso comprare una porzione di Bitcoin, ok? Quindi se io vado a fare una porzione di Bitcoin vuol dire che è uno 0,25, 0,25, torna. D'accordo. E anzi, è anche qualcosina meno, ok? Perché 0,25 di Bitcoin sono 6.637 euro, ok? Quindi per essere sui 5 dobbiamo andare. Sì, ho capito, ma 0,19, ok? Quindi uno 0,19 che cosa vuol dire? Se il Bitcoin alza di 1000 punti, con lo 0,19 non ci tira fuori neanche 1000 euro, ok? Sì. Le torna? Sì, ho capito questo passaggio, ma perché... A me interessava fare quell'investimento, cioè non so cosa sia la leva finanziaria, i CFD, non so. Allora, si possono fare questi investimenti con voi? Come banca, chi siete? Noi come banca lavoriamo con GW Trade. GW Trade? Investimento cipriota, esattamente. Ah, Cipro. E non si può farlo con una banca italiana, tipo una delle principali? Quello deve recarsi nel suo istituto e chiedere se glielo fanno fare. Noi quello che offriamo, praticamente quello che mettiamo a disposizione è un tutor che praticamente la segue nell'andare ad aprire il conto, nell'andare ad effettuare le operazioni e poi sì, ma se facciamo questo del CFD in leva su Bitcoin, che cosa si potrebbe guadagnare? Ovviamente non è che si può predire il futuro, tuttavia le dico che con 5.000 euro, allora lei va, le faccio un esempio, su 5.000 euro lei va a mettere a mercato 2.000 euro, quindi il restante 3 rimane a protezione del capitale, lei può tranquillamente andare a prendersi 2 bitcoin con 2.000 euro messi a mercato. 2.000 euro messi a mercato, 2 bitcoin vuol dire che se il bitcoin le fa 1.000 punti al rialzo guadagna 2.000 euro. Ma e cosa vuol dire che Bitcoin fa 1000 punti? Se adesso è a 26,5, passa a 27,5, sono 1000 punti di rialzo, no? Sarebbero 1000 euro, no? 1000 punti. In gergo si dice 1000 punti, però sono 1000 euro alla fine dei giochi. E che performance allora si potrebbe ottenere? Quella, ripeto, se parliamo di un discorso storico, le faccio un esempio, il 4 gennaio del 2022 era 15.562 Bitcoin, lo vediamo adesso, è a 26.000. Sì, beh, scusate, voi mi chiamate per proporre un investimento e non mi sapete neanche quantificare quali potrebbero essere probabilità di successo. Allora, le probabilità di successo del prodotto è che in futuro il prodotto è dato a 100.000 dollari, secondo quelle che dice la Milano Finanza, è quello che dice la JP Morgan, è quello che dice la Goldman Sachs. 100.000 dollari? Quindi si dice che dovrà prendere il posto dell'oro. Ma che cosa prende il posto dell'oro? Sarà una moneta virtuale dove andrà a togliere l'oro di mezzo, questo non ovviamente da oggi a domani, questo ovviamente lo vedremo nei prossimi 10-20 anni, no, tuttavia si aspettano un rialzo notevole nei prossimi anni, recenti, quindi si parla di 6 mesi, un anno, si parla 2 anni, ci si aspetta che il prodotto vada intorno ai 100.000 dollari. E in questo caso che tassazione ci sarebbe su una plusvalenza così? Ma una plusvalenza
sta, calcoli alla mano, se adesso è a 26.500 e quindi praticamente se lei va ad accaparrarsi due bitcoin a conti fatti sono 74.000 punti, quindi 74 lo moltiplichi per 2. 74 lo moltiplico per 2. Esattamente, sono quasi 150.000 euro. Sì, e che tassazione avrei con, come avete, che si chiamano i CD? Quando queste, allora praticamente noi non siamo sostituti di imposta, di conseguenza lei andrà a pagare la tassazione sugli investimenti in italiana, quindi parliamo del 26% sull'investimento, ok? Nel momento in cui rientreranno sul suo conto bancario, ok? Quindi cosa vuol dire questo? Fino a che i capitali che lei ha prodotto, quindi il 26% sulla plusvalenza, ok? Fino a che quei soldi rimangono all'interno del conto, non ci deve pagare nessuna tassa. Nel momento in cui andrà a prelevare questo capitale e di conseguenza li farà tornare in Italia, okay, a quel punto dovrà pagare una tassa del 26%. Ma scusate, ma perché dite li farà tornare in Italia? Dove dovrei mandarlo? I soldi ovviamente noi essendo una banca cipriota lavoriamo da Cipro e la nostra banca è cipriota, di conseguenza deve mandare, se vuole ovviamente iniziare ad investire con noi, deve mandare i suoi soldi a Cipro. A Cipro? Ma Cipro è quel paese che 7-8 anni fa stava per fallire? Come, prego? Ma Cipro è quel paese dell'Unione Europea che 7-8 anni fa stava per fallire con tutte le banche? Dubito fortemente, anche perché è pieno di russi. No, sono sicuro di questo, mi ricordo che ci furono tante trasmissioni di inchiesta televisiva, che ci fu la crisi bancaria a Cipro. Aspetti un momento, faccio una verifica. Allora. Cipro, crisi bancaria. Sta confondendo con la crisi. Mio Dio, ma di una. No, scusi, lei mi parla di investire su Cipro, che nel 2013 c'è stata la crisi bancaria a cipriota e tutto il paese è stato salvato. Io non le sto dicendo di investire su Cipro, guardi bene. Noi abbiamo sulle banche di Cipro. Ma scusi un attimo, questa è una. Siamo su una regolazione. Questa è di Repubblica nel 2013, 37,5% di prelievo sui conti. Banche con okay. Scusate, e io dovrei andare a investire su un paese che ha questo tipo di storico? Mi sembra una grande opportunità. Okay. Ma le ripeto, lei non è che va ad investire su Cipro. Ma se mi ha detto che devo inviare il denaro su una banca di Cipro? Sì, ma questo non vuol dire che lei investe su Cipro, che discorsi sono. Scusa, ma voi siete i consulenti finanziari e lavorate a Cipro, non sapete neanche che 10 anni fa c'è stato il prelievo forzoso del 37,5% sui conti delle banche di Cipro? La ICI, okay. La ICI Bank, Hellenic Bank e Bank of Cyprus. Esattamente. Esattamente, gliel'ho appena detto io ora. E voi mi chiamate per investire su Cipro. Da chi sono gestite adesso queste banche? Si controlli anche questo, da chi sono gestite? Sì, ma guardate, non siete credibili come interlocutori per fare investimenti. Proponete di mandare denaro a Cipro, non sapete neanche la storia del vostro sistema bancario. Lei può pensare quello che vuole, tuttavia adesso stando sotto ovviamente l'Europa, chi è che gestisce tutte le banche? È abbastanza grave quello quindi che avete detto. Se lei
Vi ho appena fatto notare che c'era stata una crisi bancaria a Cipro e avete detto no, non è mai successo niente del genere. Adesso facendo una ricerca istantanea bastava mettere Cipro, banche in crisi e vengono fuori non so quanti articoli di quel periodo. Ok, in Italia c'è mai stata una crisi bancaria? Con prelievi al 37,5% sui conti mai? No, quello è il 20%, è il capital gain sugli interessi. Qui stiamo parlando di un prelievo forzoso sui saldi dei conti, è un mondo completamente diverso. Ma lega bene la storia. Ma mi fate parlare con un amministratore, cioè si può parlare con un dirigente, perché cioè, non ci credo che un'istituzione finanziaria chiama un cliente potenziale, gli fa delle proposte del genere e poi emergono fatti che sono abbastanza inquietanti. Mi passate un dirigente? Che posso dire? No, sono un dirigente, non la posso far parlare. Beh, io vorrei esporre una lamentela per il trattamento e soprattutto il livello mediocre di consulenza a cui ho assistito. No, va bene, la faccio contattare. No, mi dà adesso, me lo passa adesso. Prova di non trarre la chiamata. Pronto? Pronto, c'è qualcuno? Pronto? C'è qualcuno?